nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, ci disponiamo a celebrare questa Eucaristia in questi giorni che sono particolarmente dedicati a Maria Santissima Assunta in Cielo. Siamo all'antivigilia dell'Assunzione e vogliamo, alla presenza di Gesù e di Maria, ringraziare il Signore per i benefici ricevuti durante questa giornata, chiedere perdono anche dei peccati commessi, confidando nella misericordia di Dio, perché possiamo degnamente accostarci insieme alla mensa della parola e dell'Eucaristia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. Dio di infinita bontà, concedi ai tuoi fedeli, per intercessione della Beata Vergine Maria, Madre di Misericordia, di sperimentare sulla terra la tua clemenza e di contemplare la tua gloria nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù rispose: che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. La madre dice ai servi: fate quello che vi dirà. Vieno là sei giarre pietre per la purificazione dei giudei, contenente ciascuno due o tre barili. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le giarre. E la riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora attingete e portatene al maestro di tavola. Ed essi gliela portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti servono da principio il vino buono, e quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, accetta, Signore, i doni del tuo popolo e per intercessione della Vergine Maria,
Fa che ci mostriamo misericordiosi verso i fratelli per ottenere la tua clemenza per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Diamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie ed innalzare a te, Padre Santo, il nostro cantico di lode. Nell'eterno consiglio del tuo amore ci hai dato nella Beata Vergine Maria, la Regina clemente esperta della tua benevolenza, che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a lei. La Madre di Misericordia, sempre attenta alle invocazioni dei figli, perché ottengano la tua indulgenza e la remissione dei peccati. La Dispensatrice di Grazia, che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della tua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. E offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nel nome della Chiesa e della Croce.
invitati alla mensa del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola, e Dio sarà salvato. Preghiamo. Padre buono, che ci hai nutriti al banchetto eucaristico, donaci di magnificare con Maria la tua bontà infinita e di godere sempre della sua protezione, poiché lei ci hai dato una regina clemente verso i peccatori, misericordiosa verso i poveri, per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso riceviamo la benedizione del Signore, offriamo alla Vergine Santa questa serata che abbiamo vissuto insieme. Voglio ricordarvi, per chi eventualmente di voi volesse partecipare, che domani nella chiesa dei Cappuccini alle 18 celebreremo la Santa Messa e poi alle ore 19 ci sarà il pellegrinaggio, la processione con l'immagine dell'Assunta per alcune strade della nostra città. Rivivremo il momento della dormizio della Vergine Maria ai primi vespri per prepararci poi alla solennità del giorno 15. Con l'augurio di poter trascorrere serenamente nella luce, nella grazia, nella fede del Signore questi giorni dell'Assunta, insieme riceviamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Chinate il capo per ricevere la benedizione. Vi benedica Dio Onnipotente con l'intercessione della Beata Vergine Maria, insieme. Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Viva Maria! A nome del quartiere. Allora, in onore della Madonna Assunta, quinta edizione, al parroco Don Lino Padronaggio, il comitato ringrazia. In onore della Madonna Assunta, al parroco Don Giorgio Scimeca. In onore della Madonna Assunta, al diacono Frannino Sciortino. E ovviamente alle comunità parrocchiali. Questa invece l'abbiamo fatta perché tutti meritiamo anche una targa, però non la possiamo fare per tutti. Al gruppo famiglie della Chiesa del Crocifisso dei Pirreri che hanno contribuito per i festeggiamenti. Questa vale per tutti. Grazie. Ci attendiamo da Papa Francesco ancora certamente delle novità pastorali. Come sacerdote cerco di interpretare quando Papa Bergoglio dice: dovete andare verso le periferie, dovete uscire dalle sacrestie, andare verso le periferie. Allora oggi cercavo anche in chiesa di pensare, dico, ma a termine quali sono le periferie? E allora ho pensato, forse mi sbaglio, cioè che in realtà storicamente la città era cinta da mura e quindi attorno a queste mura sono sorte queste chiese che sono secolari, no? Anche il Crocifisso dei Pirreri. Però oggi allora, le periferie sono quelle che sono
dovrebbero essere quegli edifici extramurarie, cioè non so, Rocca Rossa per quanto riguarda il Santissimo Salvatore, e Contrada San Girolamo, e poi tutte, non c'è, cosa c'è, zona Sant'Arsenio, eccetera. Ah, queste sono periferie, io dico, per me, perché a luglio, così, diciamo, non avendo nulla da fare la sera, che pure ogni tanto uno può essere schifarato, sono andato a recitare il rosario più volte lì al San Girolamo e anche una santa messa, e guardate che quei fedeli, che sono poi i fedeli nostri di Santa della Carmelo, poi si riversano anche qualcuno alla parrocchia, anche a San Carlo, insomma vanno alla medice, insomma termini poi in fondo poi potremmo essere quasi quasi un'unica parrocchia, siamo tante parrocchie in certo senso, ma in realtà poi si girano tutte le parrocchie. Bene, queste persone desiderano anche loro, ecco, un'attività religiosa, il rosario, la messa, eccetera. E allora certamente portare l'Assunta a San Girolamo, Padre Lino, si chiede troppo, c'è un collocato. Però riflettiamoci, se il Papa dice dovete andare verso le periferie, le 99 pecorelle sono uscite dal recinto, non è ne rimasta una fuori sola, no? È un riverso, ora sono 99 che sono fuori e una che è rimasta dentro al sicuro. Quindi noi dobbiamo cercare, ecco, di andare verso appunto l'esterno, cioè dove troviamo le persone che possono essere lontane o da un edificio di culto o anche da una predicazione, una parola evangelica spiegata, eccetera. Cioè riflettiamoci, noi come parroci, forse una volta Parrellino ti ricordi, forse che 10 anni fa, una volta si discusse sull'area di culto che doveva sorgere lì, ma poi non significa niente, cioè, che poi potrebbe essere una cosa che può capitare come il Santissimo Salvatore, cioè nasce l'area di culto, ma chi arriva prima se la acchiappa, cioè accanto al Santissimo Salvatore voi sapete che c'è una chiesa evangelica. Anzi, due, mi sta correggendo Padre Lino, e ci sono pure testimoni di Geova. Cioè se nella contrada San Girolamo dovesse il comune destinare un'area di culto, non è che è detto che sarà nostra. Qua arriva prima, qua ave prula, ci lontano spara, poi, come vuol dire. Quindi potrebbe anche lì nascere, ecco, un edificio di culto protestantico, testimone di Geo, eccetera. Insomma, ecco, voleva essere un atteggiamento missionario, cioè non basta che noi siamo serviti, perché qua a due passi c'è San Carlo, a due passi c'è Amarone la Consolazione, a lungamo passo c'è Amarone Rocaimeno. Capite? Però o passo la allungare ciò sai per arrivare, ecco, in altre zone dove invece purtroppo, avendo chiuso anche la Madonna della Catena, non essendoci presenti sacerdoti e ministri, è lì anche per noi è un interrogativo. Cioè cerchiamo allora anche di avere questo atteggiamento missionario, ecco, non solamente di quartiere nostro, eccetera. Sono contentissimo, ecco, della festa fatta in via Coppola, però come sacerdoti penso che noi ci pensiamo pure a quei termitani che sono anche più lontani come abitazione. Anche per quelli dobbiamo pensare. E Madonna Assunta in cielo, aiutaci tu, ecco, a noi sacerdoti, confraternite, laici, ecco, a sapere interpretare il pensiero pastorale di Papa Francesco, il quale ci dice uscite, uscite e andate avanti. Viva la Madonna Assunta! Possiamo fare il canto finale, dopo
ecco, rimaniamo che ci sarà, ecco, la distribuzione del gelato, ci vuole pure. Salutiamo anche con un applauso il nostro sindaco dottore Burrafato, che è presente anche in questa festa di quartiere in onore della Madonna Assunta. Così lui di persona si rende conto quanto sono vivi i quartieri anche. Vuoi dire? No. Penso che le ultime parole che diceva padre Giorgio, che richiamava le parole del Papa, ci devono fare riflettere. Io penso che qui è stato detto, è il quinto anno che questa tradizione si muove, ma si muove sulle gambe di questi uomini, di queste donne che credono che questo momento sia un appuntamento che gli appartenga. Possiamo andare anche oltre, possiamo andare al di là di Via Coppola. Possiamo raggiungere davvero le tante periferie, perché ciascuno conosce bene le periferie di questa città. Però io penso che sia il giusto tributo non soltanto all'Assunta, ma rispetto alla vostra azione meritevole di padre Giorgio e di Don Lino, che sicuramente qui è apprezzato ed è stato raccolto in maniera sincera e con grande entusiasmo. Io mi permetto di ringraziare Contino, che ogni anno con molta sobrietà ma con molta sistematicità igra tutte le famiglie della zona, che con grande semplicità ci richiedono di fare il minimo indispensabile per garantire questa manifestazione e questo evento. Io spero che oramai si sia sdoganato, che negli anni futuri, al di là di chi sia il sindaco di questa città, possa continuare ad essere un appuntamento importante e possa fare a pieno titolo parte dell'estate termitana. Vi ringrazio tutti e spero che sia davvero un giorno di festa e di letizia. Grazie. Cantando insieme.